Pareggio scoppiettante fra Borgomanero e Verbania nel big match della prima giornata del campionato di eccellenza. Le due squadre si sono spartiti i tempi, si sono fatte un regalo ciascuno e entrambe hanno avuto la palla gol sul finale per vincere la partita. Ai punti avrebbe vinto comunque il Verbania, che ha colpito un palo e una traversa, prima con Violi e poi con Soncini. Nella prima frazione di gioco parte bene il Borgomanero, ma a passare è stato clamorosamente il Verbania, che sfrutta al quarto un'ingenuità di Manzin, che non calcia via il pallone nella ripartenza. Si inserisce Castellazzi, che di prima intenzione trafigge Olivero, incolpevole fuori dai pali. Il Gozzan pallino della manovra, ma non riesce proprio a impensierire Pavesi, che resta quasi inoperoso se si esclude un calcio di punizione dalla lunga distanza il Letto Colombo. Bigica mette in campo una formazione che effettua pressing alto, non facendo ragionare per nulla il Borgomanero. La manovra della squadra di casa ne soffre, visto che non riesce a esprimersi in fraseggio e si appoggia soprattutto su Rota sulla fascia. I lanci in aria però sono facile preda degli ospiti, che vedono in Musolini una colonna portante della difesa. Il Borgomanero non conclude, il Verbania raddoppia proprio lo scadere di tempo. Grande azione su rimessa laterale di Soncini, che mette un pallone d'oro per Violi, che nonostante la posizione defilata sulla sinistra, in sacco Olivero, a nostro giudizio non esente da colpe vista la sua posizione troppo accentrata. A cambiare il volto della partita le scelte di mister Erbeta della ripresa, che mette in campo forze fresche a centrocampo, passando al 4-4-2 al 3-5-2 con Donofre e Sogno per Pantaleo e Croci. Sogno in mezzo al campo è l'uomo che serviva per collegare il resto della squadra con l'attacco. Donofrio spina nel fianco sulla sinistra. Nonostante il piglio completamente diverso ad andare vicino alla marcatura, sono gli ospiti con Soncini, che colpisce una clamorosa traversa. Poi monologo Borgomanero, con il Verbania che non riesce più a mettere in campo il pressing asfissiante della prima parte di gara e lascia la manovra al Borgo, che questa volta gestisce più il pallone cercando il fraseggio e diventando pericoloso. A rimettere in corso i padroni di casa una grande punizione il Letto Colombo al 28esimo, che si insacca all'angolino. Passano appena due minuti e Rota mette in mezzo per Sogno, che colpisce di testa verso la porta di Pavesi. Sulla traiettoria si inserisce Gramaglie, che devia il pallone dentro la propria porta. Finale ricco di emozioni, con Gian Leonardo che si mangia un clamoroso gol nei minuti di recupero, a tu per tu con Pavesi e Soncin, che non insacca su azione d'angolo. Finisce 2-2, un derby fra due squadre che potranno dire la loro in questo campionato. Ascoltiamo ora il commento degli allenatori, prima Bigica e poi Erbetta. Una bella prova della sua squadra nel primo tempo con il pressing alto, non avete fatto ragionare per nulla il Borgomanero, poi forse siete calati un po' nella ripresa e il Borgomanero via puniti. Ma Borgomanero è una signora squadra, noi siamo venuti qui sapendo di incontrare una squadra organizzata, una squadra che aveva un gran ritmo. Io penso che il Verbania primo tempo abbia fatto una buona prestazione, vantaggio meritato, anche perché insomma abbiamo preso un palo. Poi è normale, ci aspettavamo il ritorno del Borgomanero, che è stato veemente. Penso però che la punizione giusta data dall'arbitro e il gol di Letto Colombo ci abbia dato fiducia a loro e noi non siamo andati un pochino in paura. Probabilmente ho commesso forse un errore anch'io, che poi analizzerò con i miei collaboratori e con i ragazzi, però penso che sia stata una buona partita. Alla fine insomma potevano vincerla tutte e due le squadre, e quindi sono contento. C'è da valutare il secondo tempo. Non avevamo, mancando Cicciana, dei giocatori di qualità in mezzo e probabilmente dovevamo gestire meglio la palla in alcune situazioni. Ai punti c'è da dire che il Verbania è in vantaggio, visto che ha preso un palo e una traversa, che soprattutto la traversa avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita. Era sul 2-0? Sì, sì, Soncini ha calciato bene, ha preso la traversa, però ripeto, siamo sulla strada buona, perché abbiamo lavorato fino ad ora sempre nel modo giusto. I ragazzi hanno uno spirito giusto, abbiamo dei nostri obiettivi, vogliamo toglierci delle soddisfazioni, la strada è ancora lunga. Sono contento della prestazione della mia squadra contro una squadra importante. Mister, una bella reazione, ma soprattutto anche un'ottima scelta quella di inserire l'uomo in più a centrocampo con Donofre e Sogno, poi nella ripresa hai servita per la rimonta della Borgomanero. Sì, diciamo che nel primo tempo non abbiamo proprio giocato, eravamo timorosi, poi siamo partiti male col gol subito dopo un minuto e uno al 46esimo. Poi nel secondo tempo la squadra ha giocato, poteva vincere, poteva anche magari perdere, però abbiamo creato abbastanza, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo costruito su un campo difficile, la prima partita di campionato contro un'ottima squadra, pareggio che sotto il profilo del risultato in sé contro una squadra così va più che bene, conforta
l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo che non ci stava a perdere, che ha pareggiato e poi ha tentato di vincere, ha avuto l'opportunità per vincere, così come l'ha avuta anche Verbagno. Noi in tribuna abbiamo interpretato la mancanza dell'ultimo passaggio come una causa dei carichi di lavoro ancora da smaltire, così? No, diciamo che oggi il campo ha creato grossi disagi, il campo molto scivoloso, specialmente nella prima parte non si poteva giocare, soprattutto non si poteva giocare partendo da dietro, e quindi siamo stati costretti a giocare per una buona mezz'ora con le palle alte, sperando poi di andare a prendere la ribattuta. L'ultimo passaggio, la squadra non è brillantissima, ma è normale, carichi di lavoro ormai diciamo sono anche tra virgolette smaltiti, ma la condizione è un'altra cosa.